Buongiorno ragazzi e benvenuti ad un altro video. È venerdì mattina qua a Lussemburgo e noi siamo pronti con un nuovo vlog. Oggi ho pensato di parlarvi un pochino più nel dettaglio della mia integrazione dal punto di vista scientifico. Sono arrivati due pacchi stamattina, un pacco di Foodspring che ringrazio e il secondo pacco che è un paccone, e questo invece ci stanno dentro i campioni dei prossimi lanci di Kaizen. Sono tutti i primi campioni. Se volete vedere tutti i campioni, uno spacchettamento completo, andate a seguirci sul canale di Kaizen, perché è lì dove mettiamo i behind the scenes, il building the brand. Continuiamo con questo video. C'era un po' di sole prima, quindi speriamo che sia una bella giornata. Wow, daily protein post focus. Questo che cavolo è? Vi faccio sapere. Poi le loro protein cream al caramello salato, al pistacchio. Insomma, mi sembra che pure Foodspring mi stia dicendo che devo iniziare la massa, perché mi hanno riempito di queste creme che sono pericolosissime. Veramente, anche ieri ne ho aperta una, volevo fare un cucchiaio e ne ho fatti tre. Ah, tu così, eh? Me ne rubata una e te la provi subito. Squisito, meglio di Nutella. Sì, sì, sono pazzesche. Solo che stai già al terzo cucchiaino, ma... Vabbè, c'ha proteina, no? Ok, l'ultimo. Piccolo update, noi dovevamo andare in palestra tipo un'ora fa. Invece ci siamo persi a vedere tutti i samples, appunto, che ci sono arrivati per Kaizen. Detto ciò, non andiamo in palestra adesso perché siamo entrambi un pochino affamati e Sammy non c'ha niente da mangiare. Che novità, eh? Quindi abbiamo pensato di andarci a prendere il nostro kebab a Auchan, che almeno una volta a settimana ce lo prendiamo. Che devo dire che oggi è una giornata in cui per me è abbastanza tosta. Ma è anche per il posto, infatti per via di Lussemburgo la nostra energia va e viene. Quindi io e Gigi abbiamo in mente di fare una cosa molto fica, che partiamo. Non vi diciamo dove, ma molto presto, in un paio di episodi, andiamo via. Se voi ragazzi doveste fare una scelta, dove da una scelta ti porta a fare dei contenuti pazzeschi, costa di più, c'è un rischio più alto chiaramente perché c'è appunto un budget più grande e tutte queste cose qua, ma riusciremo a fare dei contenuti mai visti su YouTube Italia. O la seconda scelta, meno rischio, meno costo, però magari è un posto che abbiamo già portato, si è già visto. Meno cosa, tipo oddio che figata, esatto. Voi che scegliete? Perché noi alla fine facciamo questi video con questa serie, vogliamo veramente, il nostro unico obiettivo è fare tutto per portarvi a voi dei video che vi piacciono da vedere. Quindi, low budget, andiamo in un posto e proviamo a fare il massimo, o andiamo in un posto pazzesco dove siamo sicuri che il contenuto sarà una bomba. Avrà anche un po' più di rischio, perché chiaramente se andiamo e poi non vi frega niente, siamo un po' fottuti. Fateci sapere qua sotto. Siamo fuori da questo posto che si chiama Orient X. Mi sono preso un kebab di pollo con extra pollo che costa un euro in più, e glielo chiedo sempre così che sono sicuro di avere un po' più di proteine. Insalata, pomodoro, niente salse, niente robe simili. Sam invece ci aggiunge sempre la salsa al sesamo. Ed ecco che arriva il nostro cameriere. Una Coca-Cola. Abbiamo fregati pure stavolta. Una Coca-Cola. Effettivamente sono pollo, pomodoro, insalata, questa tortilla. Veramente una bomba. Ragazzi, quasi alla fine dell'allenamento, mi manca 2-3 serie di leg press. Sinceramente, oggi è proprio una di quelle giornate che ero stanco morto e non mi andava nemmeno di venire in palestra. E è venerdì sera, sono adesso le 8 e anche con Sam eravamo tipo, ma se siamo persone normali perché non usciamo, perché ci spingiamo ad andare in palestra? E la verità è che ci saranno questi momenti, raga, tipo a volte penserai che hai tante altre robe da fare, esami o troppo lavoro o un po' di stress, e in palestra dici che, cioè, perché ci devo andare sempre? Ci sono andato già, che ne so, 3 volte questa settimana, quindi posso pisciare tranquillamente la prossima seduta. E invece quelle sono le sedute che ti devi spingere a tipo andarci in palestra, perché poi ti senti molto meglio, ti senti più soddisfatto, e anche se magari non sarà l'allenamento migliore del mondo, però intanto ci sei andato ed è quello che costruisce, secondo me, la costanza e il carattere che costruisce. Quindi io sono felice di essere venuto, c'ho ancora 2-3 set e poi andiamo a casa. Dai,
medie. Raga, abbiamo finito anche questa seduta. Sam, com'è andata la tua? Bene, dai, PR, sì, yeah. Sì, sì, mi sento forte. Ti senti sempre meglio dopo la palestra. Eppure, venerdì, ho detto che erano le 8:30, ho controllato l'orario, sono le 9:30, bro. Comunque, questo è sempre vibes, eh. Quando esce il Lussemburgo di notte, è così. Poi sì, non c'è tanta gente, tipo c'è la pioggerellina, però... No, dai, c'ha dei punti belli, sì, sembra un po' America qua. Ah, allora, raga, siamo tornati a casa, è tardissimo, mezzanotte. Sinceramente io e Sam ci siamo fatti un bicchierino di whisky e siamo pure usciti sperando ci fosse qualcosa, invece è tutto chiuso alle 11 di sera perché c'è di nuovo il coprifuoco qua, che è una merda. Però sono tornato a casa e volevo finire il video parlandovi della mia integrazione. Molto molto semplice, se vi ricordate l'integrazione, se noi riprendiamo la piramide di Eric Helms, l'integrazione è proprio tipo l'ultimo livello, quindi la cosa più importante sono le basi, che sono le calorie, i macronutrienti, i micronutrienti, poi il nutrient timing e poi l'integrazione, che letteralmente conta pochissimo, è come se fosse la ciliegina sulla torta. Gli integratori che sto prendendo io in questo momento sono, li dividiamo in alcune categorie. Prima categoria è per la salute generale, e mi prendo questo qua che è zinco e magnesio di Foodspring, e mi prendo anche della vitamina D, e ci sono studi sia con lo zinco e magnesio che con la vitamina D, che per atleti solitamente siamo carenti, anche perché facciamo un sacco di sport, quindi sudiamo di più, quindi abbiamo più bisogno di appunto zinco e magnesio e la vitamina D, perché guardate quanto sono pallido. E diciamo che quindi per la salute io integro con questi due. Perché non integro con un multivitaminico? Potrei farlo, però mangio abbastanza tanta frutta, effettivamente non mangio così tanta verdura, quindi potrei iniziare ad integrare col multivitaminico. Non integro con vitamina C perché riduce l'infiammazione, ma l'infiammazione è l'inizio del processo di riparazione e di crescita muscolare, quindi si è visto in alcuni studi che troppa vitamina C può, diciamo, blunt l'effetto che magari abbiamo con i pesi, quando andiamo a creare del danno muscolare, creare dell'infiammazione, e quindi per quel motivo non integro con vitamina C, se non se sto male. Allora, se sto male, allora lì un grammo di vitamina C può essere utilizzato come, diciamo, anti-influenza. Ma se no, mi mantengo con zinco e magnesio e vitamina D. E questo è quello che faccio per la salute e benessere, diciamo. Passiamo al secondo, che è la performance, quindi quanto spingiamo in palestra. Lo sapete già, 5 grammi di creatina monohydrate. Ogni giorno, non importa quando la prendi, se proprio vuoi allora prendi con un pasto post allenamento, ma dopo i primi 4-5 giorni funziona a saturazione, quindi una volta che passano i 4-5 giorni in cui prendi la creatina, i livelli nei muscoli sono saturati o saturi, e quindi non importa poi quando la prendi, ok? Basta che la prendi, io mi dimentico spesso. Poi, insieme a questo, qual è la novità? E che ho iniziato a prendere, diciamo, come pre-workout slash intra-workout, della L-citrullina. Qua dentro ci sta la L-citrullina e ci sta un po' di altra roba che non ne parlo. Facciamo che siete arrivati fino a qua a fine video, quindi ve lo spoilero. Questo è il Project XX, se vogliamo chiamarlo così. Non so se riusciremo a farlo, intanto stiamo facendo i campioni. È una bomba assurda, non spoilero gli ingredienti. Diciamo che la cosa principale è la L-citrullina, non citrullina malata o malat, ma L-citrullina. Quindi se andate su Amazon e trovate L-citrullina, non prendete la citrullina malate, perché ci aggiungono appunto quella, la porzione di malate, e quindi riducono la dose di L-citrullina. Invece noi vogliamo 5-7 grammi di L-citrullina a dose. E quello cosa fa? È un precursore alla NO, o nitric oxide, quindi aumenta il flusso sanguigno e potrebbe quindi equivalere in maggiore endurance, quindi maggiore resistenza muscolare quando ci alleniamo. Sono usciti nuovi studi, L-citrullina 5-7 grammi pre o durante l'allenamento, io ve lo consiglio. E questo facciamo finta che, vabbè, ho spoilerato una mega cosa. Project XX, speriamo di riuscire a farlo, però non ci abbiamo soldi in questo momento, quindi non si può fare. E per ultimo, quindi, abbiamo parlato di salute, performance, cosa ci rimane da parlare? Sono gli snack proteici, che io ho le Clear Whey di Foodspring, che sono buonissime, queste sono tipo trasparenti, sono super digeribili e me le faccio apposta nel mio shake o pre o durante il mio allenamento. Io lavoro con Foodspring perché, lo sapete, i loro prodotti, e ve lo dico dal cuore, sono i migliori o tra i migliori che ho mai provato. I più digeribili, più di alta qualità, con pochi ingredienti e un'alta qualità di proteine. Quindi ecco perché
scelgo questi e appunto ci faccio rientrare anche gli snack proteici tipo le barrette. È la qualità più alta di proteina? Probabilmente no, ma come snack da portarsi in giro e da farsi ogni tanto, diciamo che può aiutare. Invece di farsi, che ne so, una barretta cioccolato dei cereali, ti fai una barretta proteica, e questa che è doppio cioccolato e anacardi è veramente squisita. Quindi ho diviso più o meno così. Lascio comunque qua sotto il capitolo all'integrazione, che è un capitolo gratuito della guida scientifica. Vi accenno a questo punto che questa settimana, penso mercoledì o giovedì, uscirà la mia guida scientifica 2.0, ma ve ne parlerò a inizio del prossimo video. Questa è più o meno la mia integrazione. Scaricati se non hai già fatto il capitolo bonus sull'integrazione, è diciamo una ripassata di tutti gli integratori, magari aminoacidi o altro che non ho menzionato perché io li trovo inutili secondo l'ultima evidenza scientifica. Spero che ti sia piaciuto questo video, io sono stanco morto, grazie di cuore se sei arrivato fin qua, veramente apprezzo tantissimo, sei uno dei veri fan e mi fa molto piacere. Detto questo, ci vediamo al prossimo video, spero che stia piacendo la frequenza dei video perché ci stiamo veramente impegnando e vogliamo tornare al top level e lo faremo. E niente, ti apprezzo un sacco, keep improving, ci vediamo fra un paio di giorni, ciao ragazzi.